La Svizzera è il punto nodale dei percorsi ferroviari di tutta Europa e nel cuore della Svizzera l'Oberland Bernese è la meta di molti viaggiatori. La città di Interlaken, oggi un popolare centro turistico, è stata già per molti secoli una stazione di passaggio per quanti si spostavano. Interlaken si trova tra due laghi, quello di Thun e quello di Brienz. Un tempo essi formavano un'unica distesa d'acqua che copriva la valle per tutta la sua superficie. La città si trova su un delta creato dal graduale insabbiamento della foce del fiume Lucin, in cui confluiscono le acque dei ghiacciai che si trovano sugli alti picchi dell'Eiger, del Monk e della Jungfrau. I laghi, oggi divisi, sono ancora collegati da un fiume che scorre proprio nel mezzo della città, anche se i numerosi ponti bassi indicano che il tratto tra i due bacini non è più navigabile. La regione è stata popolata fin dai tempi più antichi e nel 1130 venne fondato nella zona un monastero agostiniano. Furono i monaci a chiamare la regione Interlacus, fra i laghi, da cui deriva il nome attuale. La vecchia città di Unterseen, oggi parte di Interlaken, conserva ancora molto del suo fascino e della sua tranquillità. Il turismo è diventato importante per questa zona fin dall'inizio del XIX secolo. I visitatori sono sempre rimasti incantati dalla vista delle montagne. Sorsero molti grand hotel per ospitare i visitatori che arrivavano qui da tutte le parti del mondo. I viaggi di piacere diventarono possibili in quest'area solo grazie al rapido sviluppo dei trasporti ferroviari, navali e su strada. Oltre ad essere un importante centro turistico in sé, Interlaken è anche la via di ingresso per i principali passi alpini della Svizzera centrale. Le buone comunicazioni sono quindi sempre state vitali. I battelli a vapore del lago Thun hanno portato i viaggiatori fin qui dall'inizio del XIX secolo, prima dell'arrivo della ferrovia. Oggi la stazione di Interlaken Ovest, accanto al molo, accoglie il traffico su binari a scartamento standard che arriva da tutta Europa sulle linee delle ferrovie federali svizzere, meglio conosciute come SBB o come CFF, o su quelle della compagnia Berna Lochberg Sempione, che gestisce anche un servizio locale di autobus e di battelli. Anche i treni della compagnia Furka Oberalp passano di qui, ma solo nel Museo dei Modellini Ferroviari, accanto alla stazione. Qui prevale lo scartamento zero e si possono vedere molti plastici di impianti in costruzione o già attivi. Sono modellini molto apprezzati anche dai visitatori più giovani. Il più bell'impianto, comunque, è quello della stazione di Interlaken Est, dove treni di diversi tipi stanno aspettando di partire. Non si tratta di un plastico, ma di una vera stazione all'altro capo della città. La stazione di testa è in realtà di proprietà della Bernese Oberland Bahn, ma sia la SBB che la BLS hanno diritto di passaggio. La stazione utilizza sia binari a scartamento metrico che a scartamento standard e il grande assortimento di locomotori e di vagoni è una vera delizia per gli appassionati. I treni marrone e crema a scartamento ridotto BOB viaggiano da qui, lungo la bella valle Lucin, fino a Lautenbrunnen e Grindelwald, prima di incontrare le ferrovie Wengenalp e Jungfrau che conducono sulle cime delle montagne. Treni a scartamento standard partono quotidianamente da Interlaken per portare i viaggiatori verso molte destinazioni.
Interlaken è anche la stazione di testa dell'unica linea a scartamento metrico delle ferrovie federali svizzere, che va da qui a Lucerna attraverso il passo di Brünig. La linea di Brünig venne aperta da una compagnia privata, la Jura Berna Lucerna, ma fu rilevata dalla Jura Simplon Bahn solo un paio d'anni più tardi, e questa compagnia la gestì fino al 1903, quando passò alle ferrovie federali svizzere. La linea, aperta il 14 giugno 1888, adopera un sistema misto a cremagliera e adesioni. Un tempo venivano usate locomotive diverse per le diverse parti del tragitto. Le prime locomotive ad adesione, le G3-3 e G3-4, erano utilizzate sulle sezioni pianeggianti ai due estremi della linea. Le motrici originali, HG2-2 a cremagliera, non erano abbastanza potenti e vennero sostituite prima degli anni 20. Molte delle HG3-3 che sopravvissero rimasero in uso fino agli anni 50 e delle poche oggi superstiti, la numero 1067 occasionalmente compie ancora qualche servizio. Nel 1941 la linea venne elettrificata e furono acquistate 17 nuove motrici capaci di percorrere tutta la lunghezza della linea. Mentre erano in grado di compiere da sole il tragitto in pianura, solitamente, sulla cremagliera, venivano raddoppiate. Nel 1954 furono introdotte due motrici più potenti, chiamate Meiringen e Ginsville, progettate per superare le ripide pendenze fra le stazioni da cui prendevano il nome. Fu solo negli anni 80 che si sentì la necessità di mezzi più moderni e così vennero acquistati 8 locomotori HGE4-4 che sono le caratteristiche motrici rosse che trainano oggi i convogli della Brünig. La prima parte del nostro viaggio sulla linea Brünig ci porterà da Interlaken fino a Meiringen, seguendo la costa settentrionale del lago Brienz. Appena usciti dalla stazione di Interlaken, il nostro binario si allontana immediatamente dalla linea B.O.B., che si dirige a destra verso Wilderswil. Il nostro treno deve inerpicarsi su un terrapieno per guadagnare altezza sufficiente a superare il fiume e ci permette una veduta a volo d'uccello sulle rive affollate sotto di noi. Il ponte sul fiume Aare ha una graziosa struttura in ferro che si estende per 165 metri ed è quindi il più lungo di tutta la linea. Sostiene i binari molto al di sopra del fiume per permettere il passaggio dei battelli a vapore che si dirigono verso il lago Brienz. A Riggenberg c'è una chiesa del XVII secolo che si trova nell'area delle rovine di un castello più vecchio di circa 400 anni.
Il lago Brienz è circondato dalle montagne ed entrambi i suoi versanti sono punteggiati da paesi. Il bacino raggiunge una profondità massima di 259 metri ed è conosciuto come il più pulito della Svizzera. Fatto piuttosto anomalo, nonostante sia il più piccolo dei due laghi, Brienz è più alto di circa 7 metri rispetto al suo vicino. A Oberried non fermano solo i treni, ma anche i battelli a vapore sostano qui nel loro giro per il lago. Fin dal 1830 ci sono state imbarcazioni adibite alle escursioni sull'acqua e oggi 5 battelli sono a disposizione per i visitatori che vogliano fare gite panoramiche fra i vari paesi che si affacciano sul lago. Tutti questi natanti appartengono alla compagnia ferroviaria Berna Lötschberg Sempione, la cui sede è sul fiume, proprio accanto alla stazione di Interlaken Est. Non è rimasto nessuno dei vecchi battelli dell'Ottocento, ma alcuni dei loro nomi sono stati dati a imbarcazioni più nuove, come ad esempio all'Interlaken. La Brienz, la nave moderna più grande, può ospitare fino a 1000 passeggeri. Entrata in servizio nel 1981, ha preso il posto di un battello che aveva lo stesso nome e che venne anche usato per un film degli anni 40. Si trattava di un'imbarcazione a pale a vapore, che accoglieva la metà dei passeggeri trasportati oggi dalla nuova Brienz. L'orgoglio del lago è comunque il battello a pale Lötschberg del 1914, che ancora delizia i visitatori dopo ben tre quarti di secolo di ottimo servizio.
Dopo aver lasciato Overreed, continuiamo la nostra corsa lungo il lago. Il terreno qui è molto pianeggiante e, fino all'arrivo a Meiringen, l'altezza della linea non varierà mai più di 30 metri. A Brienz la ferrovia sembra giocare a nascondino. Entra in una profonda trincea e poi nell'ultimo dei 9 tunnel di questa sezione. La galleria ci porterà a circa 900 metri al di sotto del centro del paese. La Brienz sta aspettando al molo vicino alla stazione la coincidenza con il nostro treno per offrire ai visitatori la possibilità di fare una crociera sul lago. Il pittoresco paese di Brienz, che dà il nome al lago, si trova lungo la costa. Questa zona è stata abitata per secoli e il villaggio conserva ancora molti dei suoi antichi chalet. Durante l'estate il paese diventa una festa di colori e vasi di gerani decorano ogni angolo. La chiesa, vecchia di oltre 1000 anni, nel 1883 ha avuto bisogno di larghi restauri, in seguito a un forte temporale. L'uso di travi di legno è evidente in molte delle costruzioni del paese e si notano anche gli intagli ornamentali, sia a soggetto secolare che a soggetto sacro. In effetti, la grande quantità di questi intagli è uno degli elementi sui quali si fonda la fama di Brienz. L'attività di lavorazione artistica del legno si consolidò all'inizio del XIX secolo e oggi i laboratori locali di intaglio soddisfano le richieste dei visitatori che arrivano qui alla ricerca del vero artigianato svizzero.
Brienz è anche sede della Scuola Artigiana di Lavorazione del Legno. Gli studenti vengono da tutta la Svizzera per seguire un apprendistato che dura 4 anni. Alla scuola si devono anche le insegne che ornano il paese e mostrano la direzione ai visitatori. Due di queste insegne indicano anche l'altra grande attrazione del paese, ovvero la ferrovia Brienz-Rothorn, unica linea a vapore a cremagliera e pignoni rimasta in Svizzera. Durante i mesi estivi, i treni risalgono i pendii delle montagne dalle sponde del lago fino ad oltre 700 metri al di sopra del paese. La ferrovia fu inaugurata nel 1892, pochi anni dopo l'estensione della linea di Brünig fino a Cuneo. E la stazione, che si trova al di là della strada, non è cambiata di molto in tutti questi anni. Questa via ferroviaria venne pensata in funzione del servizio turistico e conobbe una grande popolarità. Ma nel 1914 il traffico di passeggeri era così scemato che la linea venne chiusa e rimase inattiva fino al 1931. 5 delle prime locomotive a vapore che erano state messe a riposo furono richiamate in servizio, dal momento che questo tratto non aveva approfittato della generale elettrificazione delle ferrovie svizzere degli anni 20. Una sesta locomotiva fu acquistata dalla SLM nel 1933 e un'altra se ne aggiunse nel 1936. Nel 1962 la locomotiva che originariamente aveva il numero 1 fu sostituita da una motrice gemella, in un primo tempo utilizzata sulla ferrovia a cremagliera della Roche-Denay. 4 locomotive diesel furono introdotte negli anni 70 e 80 per rispondere alla forte richiesta dei passeggeri dal momento che la popolarità della ferrovia stava aumentando. Per festeggiare il centenario della linea si commissionò una nuova locomotiva a vapore, la numero 12, che entrò in servizio il 12 giugno 1992, 100 anni dopo l'inaugurazione della linea. I moderni capannoni che si trovano vicino alla stazione di Brienz sono un paradiso per gli appassionati delle macchine a vapore. I vecchi capannoni con il deposito delle locomotive e le piattaforme girevoli furono sostituiti negli anni 70 da un nuovo complesso, più grande e completo di una piattaforma girevole a motore. La preparazione di una locomotiva al servizio quotidiano comincia presto. Mentre i passeggeri oggi fanno la coda per comprare i biglietti, è interessante sapere che la linea era quasi altrettanto popolare mezzo secolo fa, quando venne realizzato questo film.
Come in tutti i casi di ferrovia a trazione a vapore su cremagliera, la locomotiva deve trovarsi più in basso rispetto ai vagoni per funzionare da freno. La linea a scartamento ridotto usa il sistema a cremagliera ABT per rendere possibile il superamento di pendenze rilevanti. I treni partono in gruppi di due o tre dal momento che ci sono solo alcuni punti di passaggio lungo i 7,5 km di percorso. I binari passano attraverso 6 tunnel nella roccia, il più spettacolare dei quali entra direttamente nella parete della montagna. Dai binari più in basso si possono vedere tratti della linea. Siamo saliti di 775 metri e ci troviamo quasi a metà del nostro viaggio. Alla stazione di Planalp si fa una sosta per il rifornimento di acqua. In ogni viaggio in salita, la locomotiva può produrre fino a 2000 litri di vapore e per questo è necessario fare rifornimento prima di continuare. L'acqua viene da un ruscello che scorre vicino e da una sorgente locale. In pianura le locomotive sembrano lanciarsi in picchiata. In realtà sono costruite con le caldaie inclinate in modo che l'acqua e anche il macchinista rimangano dritti nelle pendenze ripide. Nonostante le difficoltà del terreno e la mancanza di tecnologia moderna, la linea fu costruita fra l'estate del 1890 e l'autunno del 1891, anche se non fu possibile lavorare durante l'inverno per le condizioni atmosferiche avverse. A questa altitudine il tempo può essere imprevedibile. Le nuvole appaiono dal nulla e avvolgono i binari.
La stazione di Rothorn, che si sporge come un nido d'aquila all'estremità della montagna, è una dimostrazione della bravura dei costruttori della ferrovia e della lungimiranza di quanti insistettero perché la linea fosse costruita. Sulla sommità, chi si sente in forma può raggiungere il monumento che segna il confine fra tre cantoni svizzeri. Nei giorni limpidi, i visitatori possono ammirare un panorama davvero mozzafiato delle montagne che formano la spina dorsale della Svizzera. Siamo adesso ben oltre la metà della strada diretta a Meiringen e quasi alla fine del viaggio. Brienz è stata la ferrovia di testa della linea verso Lucerna per i primi 28 anni della storia della ferrovia e i passeggeri arrivavano in barca da Interlaken per cominciare il viaggio. Mentre alcuni preferiscono restare sull'acqua, noi continuiamo il nostro viaggio sulla sponda del lago. Nella stazione di Brienzwiller, una mappa a colori ci informa su una delle maggiori attrazioni all'aperto della Svizzera. Ballenberg ospita una grande varietà di edifici che nel loro luogo di origine rischiavano di essere distrutti. Dalla sua apertura, nel 1978, oltre 70 costruzioni sono state smantellate e portate qui da ogni parte della Svizzera. Oggi, amorevolmente restaurate e raggruppate per ambito regionale, decorano un grande parco boscoso e permettono un'affascinante passeggiata a ritroso nel tempo. Non sono state salvate solo case, ma anche stalle e altri fabbricati.
Per fornire uno sfondo autentico, intorno alle costruzioni vengono seminate colture tradizionali. C'è qualcosa da vedere per i visitatori di ogni età e si possono praticare giochi e passatempi tipici della Svizzera. Attività tradizionali, come la filatura del lino, vengono esercitate nel loro ambiente originario. Questa ruota è stata appositamente costruita da un artigiano di Ballenberg. E dopo la passeggiata ci si può ritemprare nel ristorante ricavato da una casa dell'Ottocento, tipica del cantone Zug. Sul treno possiamo ancora riposarci un po' e goderci il paesaggio mentre proseguiamo nella valle Hasli, verso Meiringen. Il fiume Aare, che un tempo spesso inondava il fondovalle, è stato convogliato in un canale fin dal 1862 e oggi corre in linea retta accanto alla ferrovia. Alla periferia di Meiringen, ai nostri binari si accostano quelli che vanno verso Lucerna, poiché il treno inverte la direzione. Ai tempi della ferrovia a vapore, la locomotiva ad adesione rimaneva a Meiringen ed era sostituita da un'apposita motrice a cremagliera. Anche se il nostro locomotore è in grado di funzionare con entrambi i sistemi, sarà un'altra HGE 4/4 a trainarci per il resto del viaggio, rendendo più veloce il transito. A Meiringen c'è la possibilità di esplorare la valle dell'Aare salendo su un piccolo tram arancione che arriva fino a Innerkirchen. Questo veicolo ha preso il posto del modello più vecchio, blu e a batteria, che è oggi esposto nel Museo dei Trasporti a Lucerna. Per gli appassionati di Sherlock Holmes, la prossima è una fermata da non perdere.
perché questo è lo scenario dell'ultimo incontro fra il famoso detective e il suo nemico, il dottor Moriarty. Per raggiungere le cascate, dobbiamo usare la funicolare alimentata dall'elettricità generata dalle cascate stesse. Le cascate sono formate dalle acque dei torrenti della valle di Rosenloy, che compiono un balzo di 100 metri lungo la valle dell'Aare. Da sempre i visitatori sono stati attratti dalla bellezza e dalla potenza di questo spettacolo, e non c'è da meravigliarsi se Sir Arthur Conan Doyle, che visitava spesso la Svizzera, ha scelto questo luogo come lo sfondo drammatico per la presunta morte dell'investigatore di Baker Street. Si può essere scusati se a Meiringen ci si ritrova a pensare di essere capitati a Londra, anche se questa è una Baker Street che segue lo stile svizzero. Il famoso detective ha lasciato il segno su questo paese e il nome di Sherlock Holmes è presente ovunque. Una bella statua in bronzo dello scultore John Doubleday è stata eretta in una piazza giustamente ribattezzata Piazza Conan Doyle. Holmes ha addirittura un museo dedicato alla sua memoria, aperto dalla figlia di Conan Doyle nel 1991. In questo edificio si trova una fedele ricostruzione della stanza al 221B di Baker Street, proprio come se il famoso detective e il suo buon amico, il dottor Watson, la avessero appena lasciata per andare a risolvere un nuovo caso. Il famoso violino è appoggiato sull'ottomana, mentre l'ultimo numero di Police News può offrire un indizio su dove si trovi la coppia di investigatori. Meiringen dà tanto valore al suo rapporto con Sherlock Holmes da averlo addirittura nominato cittadino onorario. Dalla stazione di Meiringen continuiamo il nostro viaggio verso Lucerna sul secondo tratto della linea di Brunich. Questa sezione della linea sale ripidamente verso il passo di Brunich e il procedere del treno è reso possibile dall'intervento della cremagliera. Una volta superato il punto più alto del nostro viaggio, ci troviamo nella magnifica regione dei laghi del centro della Svizzera, da cui possiamo osservare alcuni tra gli scenari più belli d'Europa. Ci muoveremo rapidamente sul nostro percorso, godendo di altri panorami unici. Fine del viaggio sarà la stazione di Lucerna, sempre piena di traffico internazionale. Esploreremo più approfonditamente la storia di questa linea e daremo un'occhiata da vicino alle vecchie locomotive a cremagliera HG3/3. La locomotiva 1068, non più in servizio, è esposta a Meiringen. È però possibile vedere una notevole documentazione di archivio sulla sua uscita speciale nel 75esimo anniversario della linea. Vedremo anche la locomotiva 1067 che funziona a vapore e che conduce gli appassionati in escursioni speciali. Lungo il percorso ci sarà tempo per visitare luoghi di un certo interesse, fra cui la capitale cantonale Sarnen, con il suo storico parlamento all'aperto e le notevolissime chiese barocche. A Lucerna visiteremo la pittoresca città vecchia, con i suoi famosi ponti dipinti sul fiume Reuss e il commovente Leone Morente, scolpito in memoria dei soldati svizzeri massacrati durante la Rivoluzione francese. Per gli appassionati dei mezzi di trasporto, il Museo Nazionale Svizzero è una meta da non perdere e noi visiteremo la sezione ferroviaria di questa collezione affascinante. Tornate quindi a viaggiare con noi per il resto di questo percorso attraverso il cuore della Svizzera lungo la linea Brunich.